Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crema tipo pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono biscotti pandistelle, latte intero, nocciole tostate, olio di semi di arachidi, zucchero semolato, cioccolato fondente a pezzetti, cioccolato al latte a pezzetti, cacao amaro, vanillina e cioccolato bianco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo tritare per 3 secondi a velocità 5. Mettiamo i biscotti da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso le nocciole. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi. Da velocità 6 a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Chiudiamo nuovamente col coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale . Continuare ancora a tritare per un minuto a velocità 6. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il cioccolato bianco, il cioccolato al latte, il cioccolato fondente, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 50 secondi da velocità 6 a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso il latte. Il cacao. L'olio. E la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 6 minuti, 50 gradi, velocità 4. Adesso omogenizziamo per un minuto a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola.
Aggiungiamo i biscotti. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. La crema è pronta, trasferiamola in barattoli di vetro con chiusura ermetica. Crema tipo pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta!